proseguono i sopralluoghi dei tecnici di Autolinee Toscane nelle strutture che dovranno gestire dopo la vittoria nella gara per il trasporto regionale, in attesa del pronunciamento del TAR. Sulla gara pende infatti il ricorso presentato dal consorzio di imprese, di cui fa parte anche Ferrovie, che non ha vinto il bando. Riusciamo ad avere il materiale, riusciamo a vedere gli impianti, per cui andiamo avanti con le nostre audit, con le nostre verifiche che termineranno ai primi di luglio, tra un mese circa, e pensiamo di riuscire a vedere tutti i depositi e anche gran parte della flotta autobus della Toscana che poi noi dovremo rilevare. Oggi l'ingegner Mazzoncini si è detto sicuro che vinceranno il ricorso al TAR. No, noi abbiamo una sicurezza opposta, noi siamo tranquilli, la nostra offerta è stata la migliore, siamo un grande gruppo che siamo in grado di dare un grande ritorno positivo di qualità nel servizio alla regione toscana. Siamo tranquilli, il TAR per ora ha dato ragione a noi e alla regione respingendo la loro richiesta sospensiva. Il 21 settembre c'è l'udienza di merito, noi siamo assolutamente tranquilli, perché siamo tranquilli delle nostre ragioni e della bontà della nostra offerta.